Allora, noi già tra le istituzioni, quando ho fatto, diciamo, ho parlato, ho ringraziato la presenza dell'istituzione, già l'ho citata, perché oramai è il quarto anno che lei presenzia a questa nostra prolusione ai corsi. Il sindaco voi tutti lo conoscete, quindi volevo solo avvertire il sindaco che c'è il Rai 3 nazionale che ci sta riprendendo. Devo stare attento a quello che dico. Bene, grazie. No, buongiorno, grazie dell'invito ed effettivamente è il quarto anno che vengo a portare il mio saluto personale e quello della città. Questo è il segno ovviamente di un apprezzamento e anche di un interesse scientifico e informativo che ho personalmente e sono sempre più convinto che c'è bisogno di una corretta informazione su tutto ciò che attiene alla medicina omeopatica, alla scienza, a quello che di così interessante si sta approcciando nella nostra realtà. E poi credo, e questo lo percepisco stando tra la gente, che cresce l'interesse. Quindi, nonostante, devo dire, alcune certe volte campagne di disinformazione, alcune campagne tendenziose che tendono ad allontanare l'obiettivo da quella che è la divulgazione scientifica, ma complessivamente l'interesse non è solo per la scienza, per la medicina, ma se me lo posso consentire anche per la riscoperta della persona. Quindi anche una riflessione un po' più filosofica e un po' più esistenzialistica, perché va a braccetto un po' con la voglia delle persone di riscoprire quel senso vero, profondo, essenziale della vita. E quindi senza nulla togliere alle altre scienze, perché io non amo mai le battaglie ideologiche in un modo o nell'altro, io penso ci voglia sempre informazione. Sono stato vittima di una campagna anche un po' aggressiva perché mi permisi, come dire, di consentire a delle persone che vogliono parlare dei vaccini, semplicemente perché io penso che in democrazia ognuno possa avere il diritto, anche se uno non condivide nulla, però di esprimere le proprie opinioni. Non so perché mi hanno detto che io non potevo consentire, senza nemmeno sapere qual era il mio pensiero. Cioè non si sono nemmeno interessati a dire tu che pensiero hai sul tema dei vaccini. Io da cittadino ho il pensiero di capire. Io devo capire. Dopo che capisco, mi posso fare un'idea e com'è in democrazia ognuno sceglie, perché quando è la possibilità di scegliere vuol dire che ci sono diverse opzioni. Quindi, per quanto riguarda la nostra amministrazione, appunto, non è solo un fatto personale, c'è un grande interesse per quello che fate, un grande apprezzamento e credo che sia giusto che ci sia nella nostra città, che è una città storica per la cura dell'essere umano, della persona, della scienza, un interesse così forte. E non è un caso che sempre più persone si avvicinano alla cura dello spirito, a filosofie, a voglia di stare insieme. Anche la psicologia è molto importante. Io vedo un po' tutto che può stare insieme, la cura del corpo e la cura dello spirito senza danneggiare in modo intelligente. Quindi il mio, ripeto, è un saluto non solo doveroso perché mi avete invitato e quindi ci tenevo a esserci, ma anche convinto apprezzamento per quello che fate per la scienza e per la nostra città. Grazie e buona giornata.